thousands of years before history recorded. Deep in the jungle, a woman stepped on wet clay, and the prime reminder, future reminder of ages ago. Many leaves later, I travel across the same plain. Under the vines, he saw traces of the footprints, silent testimony. Spiritual journey began long ago. Spiritual journey began. Buonasera. Gianni De Nito al sax. E Emanuele Francesconi al piano. Bene, questa mattina siamo stati al Salone del Libro per proclamare i vincitori. È stata una bella mattinata, penso molto emozionante un po' per tutti, scoprire insomma di aver vinto un primo premio, un secondo premio, un premio della critica, una menzione, un riconoscimento a quello che si fa, a quello che si crede, a quello per cui si combatte, e a quello per cui uno spende tutta la sua vita, i suoi sforzi. E quindi quando abbiamo anche dei riconoscimenti fanno bene. Dall'altra parte, insomma, bisogna anche accettare a volte di non essere premiati. Come dicevo stamattina, il fatto già di essere tra i finalisti è una conquista, perché avete sentito i numeri di questa edizione e ci sono tantissimi iscritti. Già essere tra i finalisti dopo aver superato le selezioni del comitato di lettura, che comunque seleziona con molta attenzione attraverso i criteri del nostro premio, i criteri di valutazione, è già comunque un obiettivo, una conquista, essere tra i finalisti. Questa sera invece sarà tutto molto più leggero. Oramai abbiamo smaltito un po' la tensione e ci godiamo le opere dei vincitori. Quindi soprattutto le prime opere, perché purtroppo non abbiamo tutto il tempo che avremmo voluto avere, e quindi dobbiamo per forza anche stringere un po'. Era già comunque previsto che i reading che caratterizzano, letture scene che caratterizzano da sempre il nostro marchio del premio durante la premiazione, sono dedicate alle opere dei vincitori di tutte le sezioni e poi del premio speciale inedito ritrovato. Quindi io taglierei tante cose che ho detto anche questa mattina, anche se c'è qualcuno di nuovo qua in sala rispetto alla mattinata, e arriverei insomma subito al dunque della premiazione, perché dopo averli annunciati questa mattina e proclamati oggi, questa serata noi li premiamo attraverso i vari riconoscimenti, le targhe, gli attestati. Però offriamo qualcosa in più. Oltre al monte premi di 8.000 euro, c'è anche la possibilità di ascoltare un estratto delle loro opere recitato da attori professionisti e sonorizzato da musicisti altrettanto professionisti. Allora, io inizierei quindi subito alla prima sezione, con la prima sezione, che è la sezione del testo teatrale. Allora, nella sezione del testo teatrale avevamo Roberto Latini in giuria, che come dicevo stamattina è impegnato nei panni di Creonte nella Medea in scena al Teatro Greco di Siracusa.
e Lisa Ferlazzonatoli, che per problemi familiari purtroppo non è presente. Abbiamo qui con noi Chicco Dossi, che ha vinto lo scorso anno e che, come diceva stamattina, riuscirà a portare in scena attraverso una lettura scenica Out of the Blue, che ha vinto lo scorso anno con il Teatro della Cooperativa al Museo Bagatti Valsecchi. Il comitato di lettura è in questo caso rappresentato da Fabio Bisogni. Arriverei appunto alla premiazione. Quindi magari invito Giorgia, se puoi venire a darmi una mano per passarmi poi le varie attestati o le targhe. Un applauso a Giorgia Piazza, che mi ha aiutato insieme ad Anna Mascanzoni a organizzare dall'uscita del bando fino alla premiazione questa 22esima edizione. Cominciamo con le menzioni, quindi le menzioni del testo teatrale, sono tutte in ordine per sezione quelle, quindi le troverai verso il fondo. Allora, abbiamo la prima menzione, come abbiamo già annunciato questa mattina, va ad Aure, liberamente ispirato alle Emicranie di Lorenzo Bartoli, nato a Sinalunga e vive però a Torino. Se è presente Lorenzo, altrimenti poi gliela consegneremo, ma possiamo fare comunque un applauso a Lorenzo. Forse qua mi si vede meglio con le luci, ma soprattutto per lo streaming. La seconda menzione va aspettando Go Bot di Marco Boccia, Catania. Tieni tu. Prego. Dobbiamo metterci dietro per avere più luce, perché sono tutte direzionate qua. E ricordo a tutti gli autori che possono poi ritirare alla fine comunque un attestato di merito, anche tutti i finalisti che non ricevono un altro premio. Allora, il secondo premio invece va a Super Machine, consiste in un contributo come primo studio, quindi può lavorare su questo testo attraverso questo primo studio, di 350 euro, va a Francesco Alupca di Trieste, che dovrebbe essere con noi, speriamo, in collegamento. Non è riuscito a collegarsi. E quindi anche a lui va il nostro applauso. Vedete che sono i drammaturghi sono molto interessati a quello che sta succedendo, Super Machine, Go Bot, comunque anche attraverso la drammaturgia si esplorano delle tematiche molto attuali. Arriviamo quindi al primo premio della sezione testo teatrale, con un contributo per una lettura scenica di 900 euro in collaborazione con l'Accademia dei Folli, va a Ninive di Chiara Arrigoni di Milano. Dire qualcosetta breve? Ma brevissimo, perché ho già forse detto qualcosa anche stamattina. E a parte il ringraziamento alla giuria, ai lettori, immagino sia molto impegnativo leggersi tutti i testi che vengono mandati. E come appunto raccontavo stamattina, anche nonostante il tema insomma, a che fare con un personaggio biblico, in realtà è ambientato nel nostro mondo. Quindi un mondo molto estremo, molto sull'orlo della crisi climatica e devastato dal tardo capitalismo, dove però, come nella storia biblica, arriva a un certo punto la possibilità di una conversione. Quindi questo testo vuole essere anche un invito, diciamo, a noi a porci la domanda se possiamo, se è possibile oppure no, non lo so, un cambiamento radicale. Ecco questo. Grazie. A te. Grazie. Allora, a musicare il primo premio, ovvero
il copione Ninive di Chiara Rigoni saranno Emanuele Francesconi al pianoforte. Gianni De Nitto al sax elettronica. E Enrico D'Usio dell'Accademia dei Folli alla voce. Chiedo più di farmi passare quest'odio. Alla fine mi ci trovo bene. Ci passo le giornate così. È una cosa che mi fa sentire meno solo. Ma ti chiedo invece solo una cosa, l'altra cosa. L'unica cosa possibile. Alla fine non è diverso da quello che hai fatto altre volte, quando serviva. E questa volta serve. Questa volta sarebbe giusto. Equo. Delicata. Non è come, che ne so, come addormentarsi e non svegliarsi più, no. Così sarebbe una benedizione. E invece, invece deve essere una cosa violenta. Con un virus, così, come si apre una scatoletta di tonno a mani nude. Un nuovo virus silenzioso e incurabile che attacca l'apparato digerente. Magari in modo repentino. Mi dispiace, non abbiamo fatto tempo a salvarlo. È stata una degenerazione repentina. Ecco, una cosa così. Tu vai lì, li imbottisci di questo virus, li farcisci come un tacchino ripieno. E poi te ne vai, silenzioso come sei venuto. E li lasci da soli. Mentre scoppiano dentro, uno ad uno. Sì, penso che potrebbe andare bene. Mi piace l'idea di vederli morire così, mentre piangono, attaccati alla tavoletta del cesso.
terrore della notte. Svegliali di soprassalto mentre dormono nei letti che hanno appena comprato in offerta. Fai tremare la terra sotto i loro piedi. Penseranno quanto cazzo sono scomodi quei letti di merda del Black Friday che cigolano appena ci muoviamo. E mentre la tua mano fa crepare tutto dalle fondamenta, i palazzi vengono sgretolati e le strade diventano polvere, e mentre finiscono nel baratro si chiederanno: dove hanno sbagliato? Dove cazzo hanno sbagliato? Se lo chiederanno, vero? Ma se non se lo chiederanno, fa niente. Non mi interessa. Che si pentano. Non mi interessa. Mi interessa che soffrano. Punto. Se invece ti dà fastidio il loro odore, almeno quanto dà fastidio a me, allora manda giù l'acqua che li spazzi via tutti, montagne d'acqua, che non piove da così tanto tempo, che ci liberi. Sì, ci liberi di quell'odore terribile che hanno addosso. Plastica scadente, profumi costosi, corpi sudati che corrono da una parte all'altra senza il nulla. Manda l'acqua che li porti via tutti e pulisca questo schifo e ci liberi di tutto, tutto. Ma ti prego, se ci deve essere un mondo dopo questo sfacelo, non è per loro. Sia fatta la tua volontà. Enrico D'Uzio, Gianni De Nitto e Emanuele Francesconi. La stanchezza comincia a farsi sentire, stamattina ero più carico, stasera sono un po' sfatto. Passiamo alla sezione della saggistica. In giuria Federico Vercellone, Susanna Matti, Maria Fabia Simone e nel comitato di lettura Davide Bertelè. Arriviamo subito alla menzione, va alle teorie del complotto Covid-19 salute di Emanuele Cusumano da Palermo. Se ancora con noi non c'è, un applauso anche a lui.
Mentre il primo premio va al Tempo, il Doppio e i Media nel cinema di Christopher Nolan di Fabio Ferrari da Novi Ligure. Grazie ancora, grazie a tutti. La storia di questo saggio inizio all'università, quando decido di scrivere una tesi su Christopher Nolan, che è uno dei miei registi preferiti in assoluto. Anni dopo decido di riprendere quelle suggestioni e di ampliarle, aggiornarle, e così nasce questo saggio che ho mandato al premio inedito, convinto che tra tanti testi non nemmeno venisse preso in considerazione, e invece non solo ho scoperto di essere tra i finalisti, ma anche di essere il vincitore. È una cosa che mai avrei pensato che potesse accadere, e di questo sono molto emozionato. Aggiungo inoltre che una casa editrice si è già dimostrata interessata a pubblicare questo saggio, con titolo leggermente modificato, ma comunque è lo stesso. Se tutto va bene, quest'estate, massimo questo autunno, potreste trovarlo già in edicola. Speriamo che sia così. E in ogni caso, ringrazio ancora la mia famiglia, che è lì che mi guarda, e tutti quelli che mi hanno supportato e ispirato per quest'opera. Grazie. Fabio Ferrari. Passiamo al premio speciale, è uno dei premi speciali a cui siamo molto affezionati, è Inedito Young, dedicato ai minorenni, e a cui diamo come incentivo la scrittura, una penna offerta da Aurora Penne e Officine della Scrittura. Vorrei invitare qua sul palco, visto che lui è molto legato anche al mondo giovanile, il già assessore alla cultura della Regione Piemonte, Giampiero Leo, e consigliere di indirizzo, coordinatore della Commissione Arte, Cultura, Welfare e Territorio della Fondazione CRT. E ha già scelto la strada più impervia per salire. Mi faccio invitare dal giusto Valerio. Grazie. Per me questa si sente? E se lo alzano il volume, sì. Questo appuntamento è una festa. Valerio, con grande garbo e preoccupazione, mi ha comunicato che stasera non può durare quanto vorremmo, per ragioni del circolo. È un peccato, perché è una bellissima compagnia. Traduco il tutto in tre passaggi, tre osservazioni a cui credo molto. Uno, io sono un lettore fanatico, anzi varrebbe la pena leggerli tutti perché sono intriganti. In questo momento, dopo aver sentito la lettura, era tratta da Ninive, questo terribile, ma quell'eterea fanciulla ha scritto queste cose tremende, forte. Poi io amo la fantascienza catastrofica, post-apocalittica, da quando ero bambino, quando gli ecologisti, più di mezzo secolo fa, nati in Canada, erano considerati di destra e conservatori, perché il mondo del progresso riteneva che non avesse senso frenare il progresso. Quindi un libro affascinante, quello si potrà leggere, sì. Vedremo, se no mi faccio mandare dati lo scritto. Allora dovremmo realizzarlo, perché in Fondazione CRT, come ha detto il bravissimo Valerio, ho la competenza per tutto il Dipartimento Arte, Cultura, Giovani, eccetera, Territorio, Università, ma sono proprio appassionato. Per questo vorrei sottolineare i due aspetti per cui considero questi premi e questo lavoro fantastico. Uno, come sapete, in Italia si legge poco.
Noi alziamo la media, ma si legge pochissimo, avete letto, 60% degli italiani non leggono neanche un libro all'anno, eccetera, eccetera. Allora ogni opera di seminagione, di inculturazione, di stimolo è strameritoria. Seconda osservazione, questo diventa ancora più importante, il premio in presenza con persone fisiche, perché con la vicenda, adesso non mi attardo, della intelligenza artificiale, degli ologrammi, del metaverso, tutte cose per un lettore di fantascienza come affascinanti, ma alla fine può essere tutto un grande bluff, nel senso che, come sapete, hanno già fatto esperimenti, tanti, l'intelligenza artificiale, le macchine, sì, tutti i limiti che hanno, però hanno dimostrato che scrivono report, romanzi, racconti pressoché come dire, non riesce a distinguerli da quelli scritti, se non con grande cura ed esperienza, da esseri umani. Mi ricorda Blade Runner, che non riuscivano a capire quali erano gli androidi e quali gli esseri umani. Allora, tutto quello che è fatto in persona, il teatro, i festival del cinema coi registi, il rapporto, come dire, di persona, diventa importantissimo, perché altrimenti noi potremmo premiare persone che non esistono, testi scritti da macchine, e quindi diventa insieme un sostegno e anche, lo dico in maniera scherzosa, una prova di resistenza umana e di valorizzazione umana. Quindi trovo tutto questo stupendo e affascinante per i giovani, l'ha detto adesso. Sono stato comunque il primo assessore alla gioventù secoli fa d'Italia, il primo assessore alla gioventù, la prima consulta giovanile, eccetera. Oggi che l'attenzione sui giovani, paradossalmente da parte della politica e non solo, è calata, mentre dovrebbe aumentare perché sono di meno e sono anche per loro responsabilità meno protagonisti, noi combattevamo infinitamente di più, però questa attenzione ci vuole. Quindi direi a Valerio, allora alla fine cosa mi resta fare? Sostenere al massimo il premio, darmi da fare in commissione, in fondazione, con gli amici della regione e del comune per sostenerlo, per avere la soddisfazione di conoscere, vedere persone come voi e leggere le loro opere e aiutare a diffonderle. Grazie infinite e tanti complimenti. Grazie Gian Piero, rimani con noi che premiamo. Allora, sono due le vincitrici, una purtroppo non c'è, ed è Laura Zanda con Definizioni, a cui possiamo fare un applauso di San Gavino Monreale, iscritta alla poesia, e poi con Underground, Aurora Vanucci di Parma, iscritta alla sezione narrativa romanzo. Bene, bravo. Quanti anni ha, cara? Quanti anni ha? 18 due giorni fa. Meraviglioso, questa è la penna. Io trovo poi bellissimo quando vengono di persona questi premi, ci sono sempre delle giustificazioni a volte più che ragionevoli, però è bello averli di persona, vero? Per quello che dicevo prima. Bene, passiamo all'altro premio speciale a cui siamo molto affezionati, che è Inedito Ritrovato, ovviamente dedicato alle opere inedite ritrovate che abbiamo nelle passate edizioni assegnato a Primo Levi, a Italo Svevo, Alfonso Gatto, Alessandro Manzoni, e quest'anno cominciamo dalla menzione che va a Quando sarà domani di Giorgio Buridan, che è stato iscritto da Maria Silvia Caffari alla sezione narrativa romanzo. Purtroppo non è potuta fermarsi, però l'abbiamo incontrata questa mattina ed è una bella cosa questa, perché è già il secondo anno che iscrive Buridan, e vedere insomma dopo tanto tempo che riceve un riconoscimento, insomma, era molto emozionata questa mattina. Invece il premio Inedito Ritrovato quest'anno viene assegnato a una storia bellissima che ha a che fare con Da Vinci e con la sua famiglia, ovvero
il padre. Non so se avete letto, è uscito qualche mese fa, a marzo, proprio questo documento che è stato scoperto, che parla di questa principessa che dal Caucaso è costretta a venire, ad essere tratta come schiava. E quindi figuratevi all'epoca, già adesso i percorsi dei migranti sono quello che sono, dalle rotte balcaniche a quelle del Mediterraneo, figuratevi all'epoca, partendo da, mi sembra, Azov, che ci ricorda qualcos'altro in questo periodo, fino ad arrivare in Italia, e continuato ad essere schiava finché non incontra Ser Piero da Vinci, che se ne innamora. Si innamora e lui è un notaio e decide di liberarla con questo atto notarile, e soprattutto decide con lei di mettere al mondo un ragazzino prodigio che è stato Leonardo da Vinci. A scoprire questo documento è il professore Carlo Vecce. E tra l'altro, da questo documento ha ricostruito il profilo storico della donna per il suo nuovo libro, che potete anche acquistare, che è Il sorriso di Caterina, che è uscito per Giunti da qualche mese, forse un mese, da poco. Due mesi. Sì. Sono veramente emozionato per questo premio, che in realtà il premio è a Ser Piero, realmente, no? Da quando è uscito il libro, da quando è stata scoperta questa storia e adesso è abbastanza conosciuta, si parla soprattutto di Caterina, giustamente, di questa donna che era completamente dimenticata e che adesso ha un po' ritrovato la sua dimensione, la sua esistenza, la sua voce. Si parla di Caterina, si parla di Leonardo, però nessuno aveva avuto l'idea di riconoscere anche la parte di Piero. E questa è una cosa molto bella, perché poi è l'altro elemento di questa storia. Questo padre che Leonardo ha avuto, dopo un rapporto molto forte con la madre, lui è un figlio illegittimo, ha vissuto i primi 10 anni della vita, l'infanzia, a Vinci, nella campagna di Vinci, ha stretto contatto con la madre e quindi possiamo solo immaginare quali sono le cose straordinarie che Caterina ha insegnato a questo bambino un po' selvatico, un po' abbandonato a se stesso nella campagna toscana, il suo amore per la libertà, ma anche l'amore per la natura, l'amore per gli animali, e tutto quello che ritroviamo nell'opera di Leonardo. Però nell'opera di Leonardo c'è qualcos'altro che Caterina non poteva insegnargli, perché Caterina viene, come dicevi giustamente, da un mondo lontano, favoloso, straordinario, ma totalmente al di fuori della storia, un popolo selvaggio sugli altopiani del Caucaso che non conosceva la scrittura, lei non sapeva né scrivere né leggere, non conosceva il commercio, non conosceva la moneta, veramente totalmente al di fuori della storia. Quindi se guardiamo invece all'opera di Leonardo, i suoi meravigliosi manoscritti, i codici di Leonardo, migliaia e migliaia di pagine di scrittura fitta per tutta la vita, di indagini sulla natura, indagini scientifiche, intellettuali, filosofiche, disegni, invenzioni di macchine, un'attività di scrittura che dura tutta la vita. Chi poteva insegnargliela se non il padre, notaio, che magari non gli insegnava quel senso di libertà, la natura, l'arte, la bellezza, ma la scrittura sì, e l'importanza della scrittura anche nella vita delle persone, perché Ser Piero era un normalissimo notaio, diciamo un uomo d'ordine, una persona molto meticolosa, che scriveva ma per le vite degli altri, per registrare gli atti normali della vita quotidiana, una compravendita, un affitto, un testamento. E tra tutti questi atti, ad un certo punto, dopo questa storia d'amore con Caterina, si trova un bel giorno a registrare l'atto di liberazione di questa donna che lui ha amato. E quando mi sono trovato davanti a questo documento nell'archivio di Stato di Firenze, che un po' mi ha sconvolto e mi ha portato a scrivere il libro che,
che ho scritto, perché ho cominciato a immaginare che cosa c'è dietro le parole di questo che sembra un semplice documento notarile. Non è un bel testo letterario come quelli che abbiamo, è un documento notarile nella sua freddezza, però in realtà non è una scrittura professionale, è la scrittura della vita, perché in quel momento Piero, che è il notaio che sta scrivendo, ha davanti a sé Caterina, cioè la donna che lui ha amato, e Caterina ha in braccio Leonardo, che ha solo 6 mesi. Sono lì di fronte a lui, no? Che cosa pensa Piero in quel momento, no? Immaginate solamente che cosa gli passa per la testa, o che cosa passa nella testa di Caterina, che sa che Piero sta scrivendo. Per lei la scrittura è una specie di magia, non la conosce, non sa che cos'è, ma sa che Piero in quel momento la sta liberando, le sta donando la libertà. Che cosa è successo in quella stanza, in questa casa di Firenze, in quel momento? Ho cominciato a immaginarlo, no? Il testo che sentirete, che verrà letto, quindi, è un testo bellissimo da questo punto di vista. Quindi grazie veramente per dare questo premio a Ser Piero. Io lo passerò a Ser Piero da Vinci, che era impossibilitato a venire, naturalmente, ma sarà molto, molto contento. Grazie. Allora, a interpretare, quindi, la liberazione di Caterina, abbiamo sempre Gianni De Nitto al sax elettronica e Giovanna Rossi, scusatemi. Nel nome di Dio, nell'anno della sua salutifera incarnazione 1452, indizione prima, il giorno 30 ottobre. È a tutti evidente che Monna Ginevra, figlia del fu Antonio di Reddito dei Redditi, fiorentino, e moglie di Donato di Filippo di Silvestro Nati, fiorentino del popolo di San Michele Bisdomini, costituitasi davanti a me, notaio sottoscritto, ha nominato Mondualdo suo marito e ne ha ottenuto il consenso. E io, Piero, notaio, certifico le sue volontà con l'autorità propria delle mie funzioni e in nome del Comune di Firenze. Negli stessi anno, indizione, giorno e luogo, e davanti ai soprascritti testimoni, Monna Ginevra predetta ha detto e asserito che Caterina, sua schiava o serva originaria della Circassia, è stata da lei comprata con il suo proprio denaro prima di contrarre matrimonio col predetto Donato, suo attuale marito, e perciò ha facoltà di liberare, alienare o vendere detta Caterina, fino ad oggi, giorno presente, soprascritto. Dal momento che la detta serva Caterina ha servito fedelmente Monna Ginevra e la sua famiglia per molti e molti anni, Monna Ginevra, volendo in qualche modo gratificare Caterina, in piena coscienza e non per errore o per inganno o timore, ma solo per l'amore di Dio, per sé e per i propri eredi, ha liberato e assolto dalla sua schiavitù detta Caterina qui presente e accettante, ponendo però l'infrascritta condizione che detta Caterina
sia obbligata a continuare a servire Monna Ginevra e la sua famiglia per tutto il tempo di sua vita, così come fa ora, e che dopo la sua morte, da ora per allora e dall'ora per ora, sia liberata e assolta dalla schiavitù e possa fare tutte quelle cose che può fare di suo diritto una donna libera e nata da donna cristiana. A patto e condizione che, durante la vita di Monna Ginevra, non venga meno all'obbligo di servire fedelmente lei e la sua famiglia, nel qual caso sia lecito a Monna Ginevra affittarla come fantesca a chiunque le parrà e riceverne il prezzo, convertito in suo uso e beneficio e proprietà per tutto il tempo di sua vita, e dopo la sua morte ella la rilasci come si è detto sopra. E io, notaio sottoscritto, ordino alla qui presente Monna Ginevra, volenti et confitenti, di confermare tutto sotto giuramento. Inoltre, Monna Ginevra ha donato a detta Caterina, nel caso predetto, cioè dopo la propria morte, un letto, cioè una lettiera e una cassa con due serrature e un materasso e un paio di lenzuola e una coperta, come sono al presente in uso a detta Caterina, più qualche altra cosa, come parrà giusto a Monna Ginevra. Una storia, insomma, molto bella e toccante, eh? Una storia poi moderna, attuale, così. Pensate che poi ne è nato Leonardo da Vinci. Io ho una storia particolare perché a Palazzo Tana Chieri, attraverso Marta Tana e Gonzaga, che si sono imparentati, è nato uno dei santi più famosi al mondo, San Luigi Gonzaga. Allora, passiamo alla sezione testo canzone. In giuria Fausto dei Comacose, Paolo Antonio, e io mi sono occupato della selezione dei testi, mentre i menzionati sono Marco Elba con Batman, che è presente. E Marilena Anzini con Grazie di Busto Arsizio, Marco è di Savona, che però purtroppo non si è potuto fermare, anche stamattina c'era. E infine abbiamo con il fancazzista Riccardo Avino di Torino. Riceve il premio della critica con Non mi vergogno a dire che ho perso, Tiso di Como. Allora, quest'anno ho deciso di spezzare un po' la sezione del testo canzone inserendola nelle in mezzo alle altre sezioni, quindi poi torneremo per il secondo premio e il primo premio della sezione. Passiamo invece alla poesia. Allora, in giuria Milo De Angelis,
Mia Lecomte e Danila Di Croce, che ha vinto lo scorso anno, impegnata in questi giorni perché è finalista all'Europa in Versi, sempre presieduto tra l'altro da Milo De Angelis. Comitato di lettura Valentino Fossati, le menzioni vanno a Miles di Daniele Giustolisi di Catania, che non è presente, Memoria delle carceri di Cesare Cuscianna, che mi sembra di averlo visto. Cesare era anche finalista lo scorso anno e quest'anno è riuscito anche a ricevere una menzione. Grazie. Un ringraziamento a tutti voi, in grazie. Particolare a Valentino Fossati, che non ho avuto il piacere di salutare in questi giorni e quindi lo faccio in questo modo. Grazie. Grazie a tutti. Allora, per questa sezione abbiamo un premio della critica che va a Fegato in cartolina di Rosanna Frattoruolo, nata a San Giovanni Rotondo e vive però a Rivarolo Canavese. Il secondo premio, contributo per la pubblicazione o promozione di 300 euro, va a Verda Azzurro dal Sogno di Lorenzo Babini, che anche lui è presente questa sera. Oh, che sorpresona. Ciao. Grande. E invece il primo premio va a Corpi Estranei di Antonella Sica, come contributo alla pubblicazione e promozione di 700 euro. Un applauso a lei che non è presente. Leggeremo quindi da Corpi Estranei alcune poesie con di nuovo l'attrice Giovanna Rossi ed Emanuele Francesconi ad accompagnarla. Era una casa divisa in gabbie, perimetri di fiato e dolore, corpi estranei, cuciti dal sangue. A tavola, a ognuno al suo posto, geometria instabile dei pasti. La luce piombava dall'alto, un ritratto di famiglia elettrico. Corpi stretti nella notte alle coperte, galleggianti nella trama dei respiri, la sveglia scandiva l'assenza ai miei occhi, spalancate finestre alla fuga. Persiane, lame di luce. Tagliavano la gola della domenica. L'arrosto tormentava l'aria con la sua pretesa di festa in comune coi morti. Avevamo la resa. L'urlo era chiuso nei denti. Sclere di marmo e nell'iride molle una follia di ferite da taglio. La nonna l'allava al rosario, sgranava pregando salvezza per quello in attesa. L'odore dei corpi stagnava agli angoli.
la lisciva non copriva la vergogna di essere viva. Allineata la fatica delle vertebre, mi alzo sulla notte sfinita, imparando ancora a stare eretta. Mi muovo tra rumori d'acqua e urina che risacca negli scarichi, lasciando nell'aria un suono cavo. Il caffè, bestemmiando sale, boccheggia sull'acciaio, la tapparella nel guizzo muscolare grandinando s'arrotola al sole. Benissimo, allora invito sul palco, ho parlato di Chieri, che è la città dove sono nato, anche se sono cresciuto poi in collina, a Pavarolo, e volevo invitare sul palco l'assessore alla cultura Antonella Giordano per un saluto. Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio Valerio per questo invito. Siamo qui con davvero piacere portarti il saluto e il sostegno della città di Chieri, che sempre ti apprezza e che sostiene questo premio fin dalle sue origini. A Chieri ha mosso i primi passi il premio inedito. Infatti il sogno sarebbe che si chiamasse Inedi Chieri, ma si chiama inedito, ma va bene lo stesso. Complimenti davvero per il lavoro che tu fai. Quello che mi piace pensare è che questo premio offre un'opportunità, quindi il tuo lavoro, il lavoro di tutta l'associazione, di tutto il timone, offre l'opportunità alle persone di esprimere, di seguire una loro passione. E complimenti anche a chi questa opportunità la sa cogliere. Quest'anno ho visto i numeri, sono più di 700 le persone che hanno partecipato da ogni parte del mondo. Quindi davvero continuate così, come diceva prima Gian Piero Leo, bisogna diffondere la lettura, perché la lettura è il primo modo di fare cultura, secondo me è il modo più democratico di fare cultura, perché il libro è davvero accessibile a tutti. E quindi buon lavoro ancora per i prossimi anni, per il futuro, e in bocca al lupo a tutti voi che avete partecipato a Inedito. Grazie. Passiamo quindi alla narrativa racconto. In giuria Andrea Donaera, Giulia Muscatelli, Mattia Cecchini. Comitato di lettura Clara Calavita. Allora, ricevono la menzione con il colore azzurro Edoardo Maresca di Bologna. Non è presente. E poi abbiamo Tramot di Andrea Ferri. Era iscritto anche la sezione poesia, ma riceve una menzione invece nella narrativa racconto Mattia Grigolo di Milano, però vive a Berlino, con le caramelle sono per te. Forse è dovuto ripartire, ma questa mattina c'era. Anche perché magari doveva tornare a Berlino. E l'altra menzione, la menzione più alta, diciamo, va allo zapatista Antonio di Luisa Cremonese di Padova, che anche lei mi sembra che non sia presente. Il primo premio
contributo per la pubblicazione o promozione 500 euro va al Principe Occhi Spenti di Samuele Chiovoloni di Perugia. Allora, buonasera, salve, sono molto felice, in realtà sono più emozionato di stamattina, se devo essere sincero, perché mi sono reso conto, in realtà no, stamattina non lo so, ero un po' fuori di me, forse l'atmosfera del salone sarà stato quello. In realtà mi fa veramente tanto piacere, come ti ho detto stamattina, io non ho mai partecipato a concorsi letterari, un po' per scelta, un po' perché ne ho fatti alcuni di teatro, che è il mio lavoro, e io faccio il regista di teatro, e mi ero stancato di fare i concorsi di teatro in realtà, però Inedito mi ha dato la possibilità di riscoprire e di lavorare sulla mia più grande passione, forse ancora più grande del teatro, che è la narrativa, in questo caso la narrativa breve. 2 anni fa ho ricevuto una menzione, mi sembra l'anno del Covid, se non mi ricordo male, uno degli anni del Covid, l'anno del Covid ormai è un po' restrittiva come selezione, diciamo, nel tempo. Era un anno del Covid e l'ho vista da casa, mi ricordo, ho visto la serata, e stasera essere qui è molto bello, veramente molto molto bello. Vorrei ringraziare giusto pochissime persone, vorrei ringraziare Daphne Morelli, la mia ragazza che è qui, che è stata l'unica persona che l'ha riletto interamente assieme a me il racconto, e Andrea Barcaccia, un altro amico che mi ha dato una mano, e poi 2 persone con cui abbiamo scritto tanto in un collettivo di scrittura, che sono Andrea Zandomenichi, che ha presentato il libro questi giorni al Salone, e Emanuela Cocco, con cui avevamo un collettivo che continua, scriviamo online, ci divertiamo molto, tipo ora di pranzo ci vediamo e scriviamo insieme. Quindi grazie, perché il Principe Occhi Spenti è nato anche in questo contesto. Grazie a tutti. Opla. Grazie. A disposizione. Facciamo silenzio in questo momento. Allora, abbiamo ancora Emanuele Francesconi e Gianni De Nito, questa volta al clarinetto, che è stata la mia prima passione, perché ho iniziato a suonare io il clarinetto a 8 anni, quindi sono curioso di sentire Gianni al clarino e Giovanna Rossi alla lettura. Il fenomeno degli attacchi di panico esplose, epidemico. Nel collegio del Contradone l'espressione assunse un senso e un peso, prese piede veicolando di bocca in bocca. Certo, si generalizzava. C'erano derealizzazioni, depersonalizzazioni, flessioni psichiche da stress, iperventilazioni leggere e pesanti, scotomi autodiagnosticati, parestesie, extrasistole, esplosioni di tachicardia. Il panico attaccava i ragazzi. E i ragazzi non scappavano per corridoi, in bagno, negli stanzini per fuggire dal panico, ma per trovarsi soli con lui. Entro le mura del collegio, quelli del panico erano gli unici attacchi di cui si avesse contezza. In piena escalation, la specifica di panico fu lasciata decadere. Fu convocato uno psicologo specializzato in crisi adolescenziali. Per far spazio al dottor Artesani, l'aula docenti fu occupata, poi liberata e definitivamente riallestita come stato maggiore della crisi. Con l'intervento dell'esperto arrivarono gli acronimi e la questione acquisì persino una sua comunicabilità televisiva. Una troupe si propose per documentare quel che stava avvenendo al Contradone. Il preside Domitian, esegeta della stagionatura del formaggio, uscì a fare una passeggiata ai piani bassi del collegio.
per sondare come ne sarebbe uscito l'istituto. I docenti fecero fronte comune per evitare a loro stessi e ai ragazzi questa perniciosa passeggiata di gloria, così definita dal decano ottuagenario del collegio, il maestro Pini. Ma il dottor Artesani convinse il preside Domizian che avrebbe dato prova di notevole statura. Un dirigente impavido che non teme la pugna contro le grandi insorgenze del presente. Venne la troupe. Girarono in due mattine consecutive, per 12 ore, camere a spalla, lunghi carrelli sugli studenti aggruppati, e a margine le interviste, confessionali fiumi alla presenza del dottore. Tutti dissero la loro o ebbero occasione per farlo. Tutti. Prima che la troupe se ne andasse, vennero convocati i genitori per un brindisi esorcizzante. Tavoli imbanditi di mostacciati, di muffati, degli impepati del contradone già tagliati e sporzionati sotto panni di calicò, veli mariani che il preside Domizian volle scoperchiare personalmente, e un tirapiedi fece un giro con un foglio per le liberatorie. Gli scrupoli, quelli dell'inizio, erano stati spazzati via, sublimati dalla soddisfazione di star contribuendo al racconto di un'epoca. Dicevo che quest'anno abbiamo spezzettato un po' il testo canzone per anche rendere ancora più, insomma, spettacolare, più coinvolgente la premiazione, e quindi siamo al secondo premio della sezione testo canzone. È un contributo, lo dico perché non ha ben capito lui stamattina di cosa consistesse, alla registrazione in studio e o promozione, distribuzione e live tour. Insomma, poi lo decidiamo insieme, vediamo come investire questi 350 euro, non è una grande somma, però qualcosa si può fare in collaborazione con l'altoparlante. E il secondo premio va ai Tre desideri di Andrea Ciucchetti. Ho chiesto ad Andrea di cantarcela, visto che suona anche il pianoforte. Hai sfregato il mio cuore come una lampada, ed io ho esaudito i tuoi tre desideri. Per prima cosa mi hai chiesto di amarti per sempre,
Non credevo fosse così semplice. C'è sempre differenza fra chi chiede e chi dà, ma questa volta i doveri si sono mutati in piaceri e questa mia servitù mi ha reso libero. Ringrazio le mie catene e le stringo forte a me, e intanto stringo anche te. Poi mi hai chiesto di dedicarmi solo a te, questo già più difficile data la mia indole. E quando ti sei stancata di tutto questo, chi ha troppo potere nelle mani lo usa sempre male. Così hai deciso di annullare i tuoi due desideri e i doveri rimangono doveri e io torno nel buio e ci torno perché col tuo terzo e ultimo desiderio mi hai chiesto di andarmene via. E mi hai negato ogni parte di te e mi hai detto non son tenuta a risponderne. Cosa posso fare? Io devo obbedire. Che cosa devo fare? Io devo obbedire. Ed è per questo che io sono un genio! Sono un genio! Sono un genio! Grazie. Togliti questo, Manu. Ok, siamo quasi alla fine. Siamo al cinema. Testo cinematografico, ovvero la sceneggiatura, in giuria Laura Muscardì, Marco Bonini, Antonella Marsili e al comitato di lettura Irene Dorigotti. Allora, riceve una menzione con armonia Leonardo Gaspa di Roma. Ok?
che non è presente. Un applauso. La seconda menzione va a Feminine di Antonio Cecchi e Gianni Gatti. Anche loro non sono presenti. Mentre il primo premio come contributo allo sviluppo e alla produzione di 1.500 euro in collaborazione con Indica va a Gatta Masciara di Lucrezia delle Foglie e Carlo Murè di Bari. Un applauso a loro, e anche loro non sono presenti, però potremo sentire un pezzo della loro sceneggiatura tratto dall'Incipit, con Emanuele al piano e Gianni sempre al clarino, e questa volta insieme Giovanna Rossi ed Enrico Dusio. Un altro gatto in casa. L'ho perso. Meno male. Ma questo è diverso, mi ha detto che si chiama Maria. Ti ha detto? Non era mai passato da qui un gatto nero e me lo sono portato a casa. Nero? Anna, sono seria. Non devi più portarli in casa, lo sai che non mi piace. È stata mamma a cacciarlo via? Sai che si dice che i gatti neri sono streghe? La notte delle donne si mettono addosso un olio, vanno sui loro balconi e... si buttano giù, trasformandosi in gatto. All the poems have wolves in them, all but one, the most beautiful of all. She danced in a ring of fire and froze off the challenge with a shrug.
Le poesie hanno i lupi dentro, salvo una, la più meravigliosa di tutte. Lei danza in un cerchio di fuoco e si sbarazza della sfida con una scrollata. I love you, the red, better than all, the best. I love you, the best, better than all. The red that I need, Indian summer Indian summer. I love you the best, better than all the rest. I love you the best, better than all the red that I need in the summer in the Indian summer that I need in the summer in Indian Summer. Grazie. Questo era dedicato a te. Passiamo alla sezione narrativa romanzo. E quindi l'ultima sezione prima poi di chiudere col testo canzone. Pier Sandro Pallavicini, Uba Cristina Lifarà, Michele Arezzo, vincitore nel 2022 in giuria, e Riccardo Levi che ha selezionato tutti i romanzi da cui ha tratto i migliori e da cui oggi invece premiamo con una menzione Davide Rubini con il romanzo Recidivi. La seconda menzione va a Confini di Andrea Bonansea di Pinerolo. Anche se, insomma, Pinerolo è qua dietro. E quindi passiamo al primo premio. Ah no, scusatemi, il secondo premio. Il secondo premio, contributo alla pubblicazione e promozione di 500 euro, quindi cercheremo anche di portare alle stampe il suo romanzo, e l'esercizio di Adam di Gianluca Garrapa di Castrignano de Greci. E invece, come dire,
già annunciato il primo premio, un contributo alla pubblicazione o promozione di 1000 euro va a Memorabilia di Beatrice Tozzi di Parma. Ciao a tutti, grazie per essere qui. Innanzitutto grazie a chi ha speso del tempo per leggere le mie parole e per leggerle. E, quindi al comitato, alla giuria, al premio. Grazie anche a chi è qui per supportarmi là in fondo, a chi mi ha dato la possibilità per arrivare qui oggi. Veramente grazie e niente, spero siate i miei futuri lettori. Quindi spero di rivedervi presto, insomma. Grazie. A interpretare il reading tratto da Memorabilia sarà Enrico Dusio, accompagnato alle musiche da Emanuele Francesconi e Gianni Denitto. La mescalina si era proposta come la principale fonte di intrattenimento di Sergio, dopo che questi aveva litigato con il suo unico amico. Una prima pseudo esperienza con la sostanza si era presentata con l'ex amico Perry. Sergio gli aveva chiesto di ingerire un cactus insieme, pensando che la sostanza crescesse un po' dentro ogni pianta grassa, e allora avevano rubato la pianta della signora di sotto, quella che s'arrabbiava sempre con Sergio perché era sicura che fosse lui a pisciarle sul balcone. Le avevano portato via una succulenta che se ne stava ferma a fianco della porta della donna, una succulenta contenuta in un vaso giallo, troppo grande per quelle poche foglie cicciotte. Sergio l'aveva sfogliata, ne aveva spremuto il contenuto dentro un recipiente e l'aveva messo a bollire insieme alle foglie ammosciate. Perry, che riteneva la pianta un semplice furto destinato all'abbellimento della stanza di Sergio, una volta che comprese le serie intenzioni dell'amico, gli negò qualsiasi possibilità di intossicarlo con quell'intruglio, e che Sergio voleva inscenare il rituale Weechol per espugnare da lui e Perry le trappole mentali che il materialismo instaura nell'io, alludendo al fatto che queste non li avrebbero mai potuto condurre al vero luogo sacro, la mente spogliata delle esperienze sensibili. Sosteneva Perry che fosse una vera merdata
bere quella roba per liberarsi dalle egocentriche catene materialiste. Sarebbe bastato prendersi cura di quella pianta, non ucciderla, come del resto sarebbe bastato andare al corso del giovedì pomeriggio. E sosteneva Sergio che quella era la via da seguire. La situazione si era spinta in una discussione che era stata bloccata da un... No! Vai tu, urlò Sergio, che aveva continuato per tutto il tempo a girare il decotto in ebollizione. E Berre rispose con Ema col cadem, indicando con le braccia tese quello che, ecco, che sta dietro la zip dei pantaloni. Sergio aprì la porta. L'inquilina del piano di sotto, attempata ma non troppo, che reclamava, gridando anche lei, la sua succulenta, aggiungendo che non era possibile. Prima le pisciate sulle lenzuola di lino, poi mi rubi la succulenta. Perché lo sapevo che eri stato tu, e infatti, ma almeno me lo ridai il vaso, vero? Si riprese da sola il vaso giallo banana che era stato messo a fianco della porta d'ingresso, scaraventò tutta la terra rimasta sul pavimento e poi ci sputò sopra e sbatté la porta. Sergio tornò a guardare Perry. Perry guardò Sergio. Sergio guardò Perry. Prendere la pentola dal fornello e svuotarla nel water. Tre tirate di sciacquone. Tre colpi al cuore di Sergio, che a Perry vorrebbe non parlare più da quel giorno. Forse anche un po' di stanchezza, tanta, e un po' anche di tristezza, perché quando poi finiscono le cose, però con la prospettiva di arrivare, insomma, sereni e di aver dato il meglio che potevamo dare, tutti quanti. Ringrazio lo staff, ringrazio le collaboratrici Giorgia e Anna, il nostro ufficio stampa, ringrazio i tecnici del Salone del Libro, ringrazio Moonwalk che ha curato lo streaming, i musicisti, gli attori, tutti quanti. Ringrazio voi, in particolare gli enti che ci sostengono e tutti i nostri partner e gli autori che continuano comunque a crederci e a mettersi in gioco attraverso anche delle opere che ci fanno molto riflettere. Chiudiamo questa 22esima edizione con il vincitore del testo canzone, che con questo titolo abbastanza provocatrice e provocatore, in questo caso, essendo un titolo, rientra un po' nelle mie corde, anche se stasera di provocare non ho proprio le forze. Confessioni di un artista di merda riceve il primo premio della sezione testo canzone, e quindi 900 euro in collaborazione con l'altoparlante. Stiamo parlando di De Morbelli. Buonasera, sono 20 anni che aspettavo di fare questa cosa qui davanti a tutti voi, o comunque qui dentro sotto questo lampadario, perché quando facevo l'università venivo qua a vedere gli eventi sia letterari che non, e scrissi anche un racconto una volta un po' provocatore a proposito di una cosa che successe qui con il sax e
uno scrittore all'epoca appena conosciuto, appena diventato famoso, e oggi siamo qua grazie a tutti quanti. La canzone è appunto una provocazione, ma è un curriculum vitae ed è una citazione a un romanzo super famoso di Philip K. Dick. Musica fortissima, facciamo vibrare i vetri. No, scherzo, è una bossa rap molto, molto delicata. Prima facciamo le foto? Ok. Sì, ok. Ciao. No, grazie. Yeah. Sì. Chiudo io. Grazie. Prego, regia. Ho fatto tutto il necessario, dalle cose pop a quelle sporche tipo nel 90 San Salvario. Vissuto poco niente tipo che son nato ieri, stereo come un infarto, una barzelletta di Bramieri. Scritto un romanzo, mangiato tanto, 20 di marzo. Se la vita fosse una giornata siamo al pranzo, all'antipasto, dolcetto d'alba, fame tanta. Cosa le porto per cominciare? Mi scusi, signore, come cruda di manzo. C'è tutta la storia della famiglia. Padre e madre sono come il mare dentro una conchiglia. Banalità tipo la gente che si commuove. Ho scritto una canzone per Sanremo, l'altra per la tua faccia da coglione. Neanche un passatempo, neanche un hobby. Dipingo e vendo quadri a prezzi alti come gli Hobbit. Giro in bici per non investire in caprioli. Ma un lessico così ricco che investe in cripto e compra ai parioli. Se chiedi di me, nessuno se lo ricorda. Infatti queste sono soltanto confessioni di un artista di merda. Ascolto Lounge, Tony Bennett, Bossa Nova. Leggo Carver, Alice Marno per scavarti l'interiore. Non faccio nulla a caso, guarda a caso. Scrivo così forte che se mi leggi poi ti brucia il naso. E fai il bravo, parla di me solo quando piove. Perché sono capaci tutti a fare il bagno se c'è il sole. Non so se cogli lo spessore, come fare un incidente contro un carro funebre proprio il giorno del tuo funerale. E lascia stare che ti fai male, chi tocca muore. Mai avuto un solo giorno la sindrome dell'impostore, ma col dolore già ho fatto i conti, tipo Holden Caulfield, col senso del dovere. Beh, e stai a vedere che a Natale compri il mio disco. E se lo fai di nascosto perché ti vergogni, un po' ti capisco. Perché è difficile ammettere di essersi sbagliati. Non ero carta da parati, no, ma un casorati. Se chiedi di me, nessuno se lo ricorda. Infatti queste sono soltanto confessioni di un artista di merda. Ho ancora tanta strada, Dio piacendo. Magari muoio prima della fine, chi può dirlo? Come a biliardo, la vita è buffa. Mio padre mi ha insegnato a giocare di garuffe. Con questa rabbia ci incarto il pesce, ci gioco a tennis. Ci scrivo una poesia realista più di Rocco e i suoi fratelli. E non ho finito, faccio una pausa per ripassare insieme a te l'infinito. Io sono il bianconiglio, più lo stregatto, più Christian Bateman. Aspetto gli haters, ci avranno i Pampers, forse l'Alzheimer. Ogni parola che dirò sarà una spina in faccia, tipo il riser. Grazie. Grazie davvero. Grazie Vale. Vieni a salutare tu, non mi sembra il caso. Ok. A presto.